Buongiorno a tutti, questo è un video esplicativo di presentazione per il nostro nuovo sistema di raccolta di rifiuti porta a porta. Allora, condivido lo schermo e avvio la presentazione, sarò veloce. È un progetto condiviso, come sapete, con il Comune di Guardistallo e quindi avremo il nostro avvio del servizio il prossimo 14 dicembre, ormai tra pochissimi giorni. Allora, questo è il kit che vi verrà consegnato. Non si sta parlando di utenze non domestiche, ma questo video è soltanto per le utenze domestiche. Utenze domestiche che si dividono in due categorie, quella all'interno del centro urbano, quella al di fuori del centro urbano, che comunque sono le campagne. Allora, per le utenze all'interno del centro urbano, che vi posso dire? Il centro storico, Via dei Quadri, ecco, queste sono all'interno del centro urbano. Allora, vedete in alto a destra un mastellino da 10 litri sotto lavello areato, all'interno del quale dovrete inserire un contenitore di carta per l'umido. Un contenitore di carta perché? Perché è compostabile e perché assorbe l'umidità proprio della frazione organica, quindi che è quella che poi creerebbe dei cattivi odori. Una volta che avete riempito il sacchettino, questo sacchettino con l'umido viene inserito all'interno di questo contenitore più grande, di questo mastello più grande che è da 25 litri, perché poi sarà questo più grande che verrà esposto al di fuori della vostra porta, della vostra abitazione per il ritiro. Il ritiro cosa significa? Passa il gestore, prende, svuota il vostro mastello e poi lo rimette davanti alla vostra porta. Sotto vedete invece un altro mastello, questo è per il vetro. Il vetro senza sacchetto viene messo dentro questo mastello e poi il giorno di passaggio e ritiro del vetro viene posizionato davanti alla vostra porta e via discorrendo. Allora, a sinistra vedete un contenitore per la carta, questo è per il riciclaggio della carta, è un contenitore di carta più grande, ovviamente, inserirete la carta lì dentro e lo metterete fuori della vostra abitazione il giorno del passaggio della carta. Ci sono poi i sacchetti semitrasparenti giallo per il multimateriale e dei sacchetti semitrasparenti grigio per l'indifferenziata. Allora, questa è la dotazione totale delle utenze domestiche centro urbano. Che cosa cambia nelle campagne? Le campagne, alle utenze domestiche in campagna non gli verrà dato questo mastellino per l'umido, per l'organico, insomma, visto da questo che sto indicando in questo momento, da 25 litri, ma gli verrà data in dotazione una compostiera, che vedete anche, insomma, è anche un oggetto abbastanza di arredo. Una compostiera. Nei prossimi giorni verranno fatti dei video per la cittadinanza per il funzionamento del come si fa il compostaggio. Allora, la compostiera. Perché è obbligatorio smaltirsi, diciamo, fare compostaggio in campagna, quindi non verrà ritirato l'organico, quindi il sacchettino che voi andrete a riempire, messo all'interno del mastellino areato nel sottolavello, non lo conferirà alla campagna all'interno di questo mastello qua, ma lo conferirà tutto all'interno invece della compostiera. Allora, ci sono delle riduzioni, ovviamente, sulla Tari per chi non ha il ritiro della frazione organica. Anche chi vive nel centro urbano, quindi utenze domestiche centro urbano, possono scegliere di fare compostaggio. Quindi a quel punto gli verrà portata una compostiera, però gli verrà tolto questo mastellino qua e avranno la loro riduzione della Tari. La riduzione della Tari non è associabile alla consegna della compostiera, ma è associabile al non ritiro dell'umido. Quindi, se voi decidete, sì, ok, io sto in campagna, cioè sto nel centro abitato, c'è un giardino che me lo consente, bene, vabbè, ti diamo la compostiera, ti ritiriamo quello, però l'umido a quel punto non vi verrà più ritirato e avrete una riduzione sulla Tari. Per quanto riguarda i bidoni di prossimità, che cosa sono? Sono dei bidoni di Sulu di queste dimensioni che vengono messi in delle zone, punti strategici nelle vie di campagna dove non potrà essere fatto la raccolta domiciliare, la porta a porta, perché magari la strada è troppo lunga, perché è privata. Per
E allora vi verranno dati, questi vi verranno dati in dotazione insieme al kit, vi verranno date delle chiavette perché sono dei bidoncini a chiavetta e niente, a quel punto voi l'umido, come vi ho detto prima, lo continuerete a fare, conferirlo nella compostiera, però per quanto riguarda gli altri invece i materiali, plastica, vetro, carta, indifferenziata, le potrete conferire all'interno di questi bidoni che poi verranno svuotati. C'è questa bella novità, è un ED Cover, questo ED Cover è un cassonetto intelligente, ne abbiamo due, a Casale Marittima ne avremo due, uno in Piazza della Chiesa e uno in Via Vittorio Veneto. A che cosa serve? Serve per chi non può rispettare il calendario dei ritiri, perché magari è in vacanza soltanto per il fine settimana, magari sta partendo per le vacanze, quindi non può permettersi di lasciare l'umido nella cucina per 15 giorni, allora mette tutto in un sacchettino nero per l'indifferenziata, si reca a questo bidone e lo conferisce. Come si fa a conferire? Con questa tessera che viene richiesta e quindi viene data in donazione a tutti quelli che ne fanno richiesta e vi saranno ovviamente un tot di accessi annuali, no? Perché altrimenti si perde il senso della raccolta, quindi un tot di accessi per queste particolari esigenze. Allora, questo è il calendario, ma voi troverete tutte queste, questa è la nuova campagna di comunicazione di Rea, e troverete questo materiale all'interno del kit. Quindi questo è il calendario da rispettare. Niente, come vedete tutti i giorni c'è un passa qualcosa, vorrei porre l'attenzione sui pannolini. Che cosa succede? Sono rifiuti che vanno nell'indifferenziato, quindi pannoloni dei bambini, i pannoloni per gli adulti, per le persone anziane, le traverse del letto vanno conferiti nell'indifferenziato. Ora, se ci sono delle persone che hanno particolari esigenze, nel senso che la persona anziana che fa molto uso di pannoloni, per dire, allora a quel punto attiva il servizio del giorno in più, perché questo è un servizio supplementare. Quello regolare è l'indifferenziato che passa il venerdì. Il lunedì si può attivare con un modulo che voi trovate all'interno del vostro kit. Quindi se sapete che avete esigenze particolari di un consumo magari importante di pannoloni, traverse, eccetera, riempite questo modulo e attivate questo servizio che è sempre compreso. Allora, il centro di raccolta intercomunale è il nostro motivo di orgoglio, è un centro di raccolta che si troverà accanto al cimitero di Guardistallo. Servirà principalmente, la funzione principale è quella di stoccaggio e trasferimento, ovviamente, del materiale, ma importante per noi sarà la possibilità, e questa avverrà a brevissimo, di poter conferire in questo centro di raccolta, su determinati orari, gli ingombranti, che ne so, il ferro da stiro, la tavola da stiro che è rotta. A quel punto, invece di chiamare il servizio REA che ti passa a prendere da casa ogni 15 giorni su appuntamento, che puoi continuare ovviamente a farlo perché magari ci sono dei grossi quantitativi di ingombranti che non si possono trasportare, quindi è meglio che arrivi la REA con il polpo. Invece, per le piccole cose, o anche se hai un metodo che ti consente di liberarti immediatamente di un ingombrante che ti dà fastidio, lo prendi e lo puoi portare al centro di raccolta. E niente, all'interno della comunicazione REA ci saranno tutte le FAQ, quindi le domande frequenti, ci sarà il rifiutario è proprio questo, che indica i prodotti, no? E dove poterli, dove metterli, che ne so, il cartone per la pizza pulito va nel sacco di carta, il cartone per la pizza sporco va nell'indifferenziato, cioè i dubbi che qualcuno può avere. Dubbi che si possono fugare anche con la nostra app. Potete scaricarla, noi come comune ci siamo convenzionati, Junker, è interessante perché funziona anche questo dal rifiutario, nel senso che Junker con la videocamera posizioni sopra il codice a barre e ti dice come devi smaltire quel determinato prodotto, che so, il patto di plastica, il barattolino di vetro. In più ti consente di avere le notifiche, siccome siamo convenzionati, il nostro comune è agganciato a questa app, quindi quando ti registri dirai di quale comune appartiene.
appartenenza sei e avrai le notifiche sull'esposizione del rifiuto. Dopo le 10 ti arriverà un messaggino e la sto provando da un po' di tempo con appunto scritto: è il momento che tu poi esponi la frazione organica fuori dalla tua porta. Quindi si può evitare anche di scordarsi delle cose. Niente, tutti ci auguriamo della vostra collaborazione e vi lascio, ma pubblicheremo costantemente qualcosa, quindi seguiteci. A presto e vi saluto.